Buonasera amici di San Giovanni Rotondo.net, siamo qui nel chiostro comunale dove stiamo incontrando appunto Gianni Lannes. Abbiamo organizzato l'evento alle nostre spalle per la presentazione di Terra Muta, il nuovo libro inchiesta di appunto di Gianni Lannes. Buonasera Gianni. Buonasera. Allora, innanzitutto parliamo del libro. Perché Terra Muta il titolo? Ma è un titolo che ha una valenza polisemica. Terra Muta è una terra silenziosa, ma una terra anche in ascolto, una terra in movimento, una terra che si scuote e viene scossa. Quindi poi è il lettore che deve darci una definizione, no? Aspetta all'autore. C'è anche una somiglianza lessicale con il dialetto del sud. Sì, perché nei dialetti del sud, negli idiomi del sud, si dice Terra Muta, quindi ecco, ma anche questa valenza, che non è la lingua italiana, è una lingua invece che appartiene al sud, al mezzogiorno d'Italia. Allora, lei nel libro cita il decreto 59, approvato, decreto legge, approvato il 15/5/2012, che è disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile, in cui dice che lo Stato, in un certo senso si svincola dall'onere di ricostruzione. Può approfondire un po' questa questione? Beh sì, questa cosa è venuta fuori purtroppo con il terremoto in Emilia lo scorso anno, lo scorso maggio. Qualche mese prima, nel marzo del 2012, il governo Monti, praticamente la prima sortita è stata quella, quindi hanno messo le mani avanti in sostanza. In realtà è così, oggi bisogna assicurarsi privatamente, però questo costa ovviamente, è un onere che non tutti possono permettersi. Ed è la prima volta che accade nella storia della Repubblica Italiana. Come mai? Terremoti, scie chimiche, progetto ARP, tutto rientra in quello che viene definita genericamente guerra ambientale. Ci spiega meglio ai nostri lettori di cosa si tratta e quale potrebbe essere il fine ultimo di tutto questo? Ma intanto partiamo dal fine ultimo, che è la cosa più importante a mio avviso, cioè il dominio del mondo, la sete di dominio. La guerra ambientale è una guerra in atto, non dichiarata, una guerra non convenzionale ovviamente, ed è facile dire tanto è stata la natura, no? Con i terremoti, gli uragani, gli tsunami. Non è così perché comunque c'è un paese al mondo, gli Stati Uniti d'America, che hanno la tecnologia, le capacità per scatenare, intanto perché controllano il clima, almeno da un buon ventennio, ma sono in grado appunto di provocare anche dei terremoti di una certa intensità. E questa è la guerra ambientale, in atto anche in Europa e nel nostro paese. Rimanendo sempre in questo tema, un evento che ha colpito molto i cittadini locali, la comunità locale, è stato lo spiaggiamento dei capodogli qui nell'istmo di Varano. Lei nel libro lo collega alle ricerche militari navali svolte in Adriatico. Sì, nello specifico quei sette capodogli sono morti perché c'erano attività nello Ionio dove vivevano, una comunità di capodogli in ottime condizioni, che vivevano nello Ionio tra l'Italia e la Grecia, erano seguiti da esperti sia italiani che ellenici, tra il fine novembre del 2009 e i primi giorni di dicembre di 4 anni fa, in seguito a questo tipo di attività, perché poi ci sono delle attività in mare che provocano danni. Per esempio i sonar emettono una sorta di inquinamento acustico che dà molto fastidio a queste creature marine che sono fuggite nell'Adriatico, hanno trovato una via di fuga, hanno imboccato il canale d'Otranto, hanno risalito una parte dell'Adriatico e sono andate a morire, a spiaggiarsi sull'istmo di Varano. La causa della morte non è stata l'ingerimento di sacchetti di plastica come uno pseudo esperto aveva dichiarato 4 anni fa, ma è un'embolia gassosa a livello coronarico, Che potrebbe essere appunto collegata. a una fuga e a una riemersione improvvisa, a uno sfinimento. Facciamo un passo indietro e torniamo al Grande Fratello. Tra l'altro, sei stato qui nell'autunno scorso a presentare il Grande Fratello. Nel Grande Fratello si parla di Eurojandford, che sarebbe questa nuova polizia militare europea. Nel frattempo si parla molto del prossimo scioglimento dell'Arma dei Carabinieri. Rientra tutto nella stessa strategia, nella stessa. Beh sì, l'Eurojandford è la gendarmeria europea e l'arma dei carabinieri ha praticamente destinato gli alti ufficiali. La sede ufficiale di Eurojandford è in Italia, in una caserma dei carabinieri a Vicenza, la caserma generale Chinotto. Il punto è che
Eurogenfor è stata ratificata con la legge dello Stato italiano nel 2010, ma esiste dal 2006. Quella caserma è stata inaugurata, cioè la sede ufficiale, nel 2006. Ci sono 4 anni di attività pregressa illegale. Qual è il problema? Che Eurogenfor ha assunto anche i compiti di tutte le forze di polizia, nonché dei servizi segreti, non risponde a nessun tipo di controllo della magistratura né del Parlamento, ma soltanto alla NATO, quindi al di fuori della legalità. Ringraziamo Gianni Lannes e ci godiamo l'incontro a cui andiamo ad assistere. Grazie Gianni. Grazie, buonasera.